5 km. Ma perché? Come vai? Vai, il Sud è molto più grande dei limiti che talvolta si autoimpone e con i quali si autoflagella. Il Sud è in grado di guidare la scommessa della ripartenza, non perché è diverso dal Nord, ma perché è il terreno nel quale si gioca la partita più importante dei prossimi anni. Terza e ultima, perché sono stato oltre il minuto. Sì, noi faremo la nostra parte come governo, stiamo discutendo, stiamo intervenendo, credo, in modo puntuale, e soprattutto l'idea è quella di avere una strategia di unitaria. A me Romano ha colpito moltissimo la cosa che mi ha detto il capo di GI, l'ho ripetuto tante volte, pensavo che mi dice, è venuto a trovarmi in Pimmelt e la prima cosa che mi ha detto non è stata legata all'Italia o alla qualità paesaggistica o alla qualità enogastronomica, non mi ha parlato né delle orecchiette alle cime di Rapa né dei panzerotti e neanche della ribollita. Ha detto una cosa molto semplice, quasi banale: io adoro i vostri ingegneri, noi abbiamo una qualità delle donne e degli uomini che lavorano in Italia che noi per primi non riusciamo a valorizzare quanto dovremmo. È vero, occorrerebbe innanzitutto una grande strategia di comunicazione, perché di questo si tratta quando parliamo ad esempio di come alcune fiction hanno cambiato certe figure professionali, e può sembrare un ragionamento al limite del banale. Ma se 20 anni fa fare lo chef era una roba che non si diceva neanche fare lo chef, scusa ai francesi, si diceva fare il cuoco, e era una roba un pochino da serie B, oggi se ad esempio la figura professionale e il ruolo sociale dell'agroalimentare, della cucina e del food è cresciuta, è anche per un certo tipo di comunicazione che noi siamo riusciti a dare. Bene, l'Italia che verrà sarà anche come la comunichiamo adesso. Non sarà nessun tipo di Italia possibile se non riusciamo a investire sulla scuola, sull'educazione, sull'istruzione tecnica, sulla formazione e la qualità delle persone, ma anche sul tipo di racconto che noi immaginiamo e sulle figure professionali che immaginiamo di valorizzare. Raccontare che la nostra qualità di ingegneri è tra i primi al mondo non lo dice nessuno, non c'è un talk show che vi racconta questo. Il talk show vi parla delle fughe dei cervelli all'estero, anche quando si può parlare di fuga, di cervelli o di estero, ma si sta semplicemente parlando di persone che liberamente decidono di non crescere in Italia e avranno il diritto di farlo in alcuni casi. Ma c'è una straordinaria qualità dell'ingegneria italiana, della qualità italiana che noi non riusciamo a raccontare per bene. Allora, non è solo un problema di comunicazione. E chi vi racconta che la politica è solo comunicazione vi prende in giro. La politica è passione, anima, è cuore, è speranza, è desiderio, nel senso tecnico del termine, visto che siamo sullo spaziale. Desiderio, che nel latino fa riferimento proprio alle stelle, che discende dalle stelle, che fa riferimento alla capacità di guardare al cielo stellato e esprimere quanto di più profondo noi abbiamo nel cuore. E però l'Italia che verrà sarà anche quella che noi riusciremo a comunicare. Allora, visto che abbiamo parlato di stelle, chiudo su questo. Se ci pensate, l'opera fondamentale italiana, che non è un satellite, ma che trova l'infa sicuramente, anche che sicuramente ci aiuterà, troveremo un'applicazione satellite anche adatta a questa. L'opera suprema italiana è la Divina Commedia, non c'è ombra di dubbio. Perché? Perché tiene insieme tutto, perché tiene insieme la grandezza, la bellezza, la politica, la religione, la fede, l'amore, tutto. Ed è il DNA degli italiani. Mi fa effetto pensare che tutte e tre le cantiche finiscono facendo riferimento alle stelle. Fateci caso. Ecco, io credo che noi dobbiamo essere capaci di avere su di noi uno sguardo che sia meno monocorde, meno slegato. Noi pensiamo che chi fa aerospaziale non sia sufficientemente italiano come chi segue la cultura, che chi fa un investimento sul territorio e sul paesaggio non sia sufficientemente italiano come chi veste una divisa o un uniforme. Non è così. L'Italia è quello che è perché ha sempre saputo tenere insieme in un mix geniale e drammatico, folle e strepitoso, le caratteristiche più belle che ha. E allora, da questo punto di vista, anche fare riferimento alle stelle della Divina Commedia credo che possa aiutare ciascuno di noi a pensare che cosa. Che se siamo grandi italiani, non è perché abbiamo un grande passato, ma perché abbiamo tanta voglia di futuro. Aprire uno stabilimento nuovo significa questo. Significa dire a Vito Bertosa:
da un lato avere nel cuore la voglia di Dio, grande, bravo, è cosa straordinaria, e però fare la faccia migliore, indossare la faccia migliore e dire tutto qui, qual è la prossima? Perché? Perché noi non ci accontentiamo, perché noi vogliamo ancora andare avanti, perché noi siamo convinti che con la vostra intelligenza, con la vostra qualità, non soltanto questo paese, ma questa comunità, che è una cosa più grande del paese, sarà in grado di investire. Poi il governo farà la sua parte, ma senza di voi non si va da nessuna parte. Complimenti Vito, però aspettiamo la prossima. Grazie di cuore, grazie, buon pomeriggio a tutti. E questo invito ufficiale può sembrare una cosa banale per tanti che magari non ci seguono a casa o non conoscono nel dettaglio che cosa significhi la Fiera del Levante, specie per, non vorrei entrare anche nella fase dei ricordi personali, anche perché abbiamo appena scoperto che la figlia di De Caro si è fidanzata. Spero non sia quella che va in prima elementare, se non un problema, Antonio, che lo dico per te. Ma dal 1977 al 1982, mi pare si chiami San Giorgio, il camping qui fuori, mio padre che faceva agente di commercio e veniva qui con uno stand per spiegare l'importanza degli utensili per il legname, lasciava la famiglia per una settimana in attesa di iniziare la scuola e mi spiegava che la Fiera del Levante era una delle cose più importanti che lui facesse. E io domando perché? Perché è una cosa che ti dà tanti soldi? Perché no? Perché viene sempre aperta da un signore importante che è il capo del governo. Ora, non so pensare come potrà reagire in questo momento mio padre se ci pensa, ma l'idea che ci sia qualcosa di importante da dire e da dare alla Fiera del Levante mi ha caratterizzato per tutto il tempo, dall'82, il mondiale a quelli di Paolo Rossi, poi a quelli di Schillaci, poi a quelli di Cannavale, e il vero problema, caro Antonio, è che tanti dei problemi dell'Italia sono sempre gli stessi. Certo, si sono fatti dei passi in avanti importanti, seri, significativi, e lasciatemi dire proprio a me che spesso non vado d'accordo con lui su motivazioni di natura politica, che ho apprezzato la passione e l'impegno di Michi in questo intervento e nei 10 anni che lo hanno visto alla guida della Regione Puglia, che oggettivamente è cambiato anche un lavoro serio e solido su tanti settori. Abbiamo fatto anche questa mattina con un intercano evidenziando i problemi che ci sono, prendendosi gli impegni che il governo deve prendersi. Abbiamo però fatto notare con l'unità di missione di Palazzo Chigi come questa regione sia la regione numero uno come capacità di spesa dei denari sul dissesto idrogeologico. Lo voglio dire perché penso che restando lì qua e il rispetto non faccia venire meno i dati di fatto oggettivi, quelli che sono i dati di fatto con i quali ci confrontiamo. E poi c'è un elemento ulteriore, personale, che è bellissimo vedere come la politica segni la vita delle persone. Il primo intervento di Antonio nella sua veste di sindaco di Bari, l'ultimo di Michi nella sua veste di presidente della regione, perché alla fine della fiera, non si può dire della fiera, la fiera delle mani, all'inizio della fiera, possiamo ben dire che fare politica in fin dei conti non è quella cosa obbrobriosa che ci hanno raccontato. Fare politica in particolar modo a livello locale, a livello territoriale, significa mettere il cuore in ciascuno dei progetti che si seguono. Significa certo avere delle sconfitte, prenderle, fare i conti con delle emozioni negative, ma significa provare a portare dentro la vita di tutti i giorni quell'energia, quell'impeto, quell'emozione, quell'entusiasmo che ci rendono in fin dei conti persone degne di vivere una vita che non sia soltanto il semplice e burocratico racconto della quotidianità. Per questi motivi io vorrei porre alla vostra attenzione, nel momento in cui per la prima volta da Presidente del Consiglio partecipo a questa fiera, sì, gli obiettivi dell'Italia, del Mezzogiorno, della Puglia e di questa città, ma anche e soprattutto un'idea forte, che è quella che dopo anni di ubriacature che derivano da presunte soluzioni tecniche e tecnocratiche è arrivato il momento per la politica di tornare a fare il proprio mestiere, che non è un mestiere brutto, possono non piacere alcuni politici o tutti i politici, ma fare politica, lasciatemelo dire con le parole di un uomo che ha fatto il sindaco in modo serio, a differenza mia, nella mia città, fare politica significa la più alta forma di servizio. Sono le parole con le quali Giorgio La Pira, recuperando il pensiero filosofico e mentale, definiva l'impegno della cosa pubblica. E allora, dove siamo? Qual è il
68 nel 2014, si inserisce nella crisi economica che tutti noi conosciamo, la più seria e significativa del dopoguerra. Ricordo le percentuali: meno 1,9% nel 2013, meno 2,4% nel 2012, sto parlando del prodotto interno lordo, o meglio della crescita. E di conseguenza anche i dati di oggi, che sono un meno 0,2 per il momento nel primo semestre, suonano non come la fine della caduta, ma suonano come una mancanza di crescita, una mancanza di ripartenza. Una crisi economica che ha visto nel giro di qualche anno l'Italia raddoppiare la percentuale della disoccupazione. Siamo al 12,6% ed è una percentuale che purtroppo non è una percentuale omogenea. Non è una percentuale omogenea dal punto di vista grafico, dove i ragazzi più giovani stanno oltre il 43%, e non è una percentuale omogenea all'interno della divisione geografica del paese. C'è oggi una parte di nord che viaggia a percentuali più alte di quelle della media europea, e ci sono più mezzogiorni, più sud, in cui i dati sono però dati che definire devastanti è riduttivo. Questo è il punto di partenza nel quale ci troviamo. Nonostante buone politiche in tante regioni, in tanti comuni, in tante realtà, oggi la crisi economica è una crisi globale, ma che vede nell'Eurozona un punto di difficoltà maggiore, e che all'interno dell'Eurozona vede l'Italia non ancora ripartita, non ancora rimessa in moto. E accanto a questo, permettetemi di spendere una parola, rischio di essere fuori tema, ma non lo posso non fare, per la vocazione globale di questa città, della città di San Nicola, in particolar modo della città dell'apertura al dialogo, in particolar modo Oriente. Stiamo vivendo una delle crisi diplomatiche più gravi e geopolitiche più gravi degli ultimi anni. Ovviamente mi riferisco a dopo la caduta del muro di Berlino. Stiamo vivendo un momento di grandissima difficoltà dell'Europa con il principale vicino, con la Russia. Non è un problema di energia o di gas, non è questo. Chi di fronte a coloro i quali pongono il tema della sfida strategica e geopolitica del rapporto tra Europa e Russia riduce il tutto semplicemente alla questione energetica, commette un errore straordinariamente tragico. C'è una questione di come noi stiamo con i nostri vicini come europei, ed è una questione grande, seria, significativa, che naturalmente ha a che vedere con il rispetto dell'integrità territoriale di tutti i paesi che fanno parte dell'Europa e più in generale non soltanto dell'Unione Europea, della regione europea. Ma c'è anche una grande questione che riguarda le relazioni geopolitiche, in una cornice in cui per la prima volta alcuni paesi che usciti dalla seconda guerra mondiale con la conformazione di Stato retti quasi sempre dalla dittatura vengono meno. Mi riferisco a ciò che sta accadendo in Libia, mi riferisco a ciò che sta accadendo in Iraq, mi riferisco alla drammatica vicenda siriana e irachena, dove, non dimentichiamo mai, non è in corso semplicemente una guerra civile, dove per semplicemente si potrebbe stare a discutere ore se si può parlare di semplicità di fronte alla guerra civile, ma siamo davanti a un episodio drammatico e straordinariamente devastante, qual è un atto vero e proprio di genocidio nei confronti di alcune minoranze colpevoli semplicemente di professare una fede religiosa diversa da quelle delle presunte maggioranze. E questo è il motivo per cui il 20 agosto non il Presidente del Consiglio italiano, ma il capo del governo che in quel momento guida il semestre europeo ha scelto di andare a Baghdad e Erbil. Ha scelto cioè di andare a dire che l'Europa, che negli anni 90, torniamo alla stagione che Antonio prima ricordava, ha dato dimostrazioni diverse. La dimostrazione della Puglia di sapere accogliere migliaia e migliaia, decine di migliaia di donne e uomini che fuggivano in particolar modo dall'Albania, ma non solo dall'Albania, dalla devastata regione dei Balcani, e dall'altro lato quell'Europa che in quegli stessi anni, nel 1995, assistette silenziosa e vergognosa al genocidio di Srebrenica, al momento nel quale donne e uomini venivano divisi, donne da una parte e uomini dall'altra. Violentavano le donne davanti agli uomini, uccidevano gli uomini davanti alle donne, e tutto nel silenzio complice delle istituzioni internazionali. Bene, io allora ero un giovane boy scout, seguiva Niki lo sa, anche se lui era già mancato, i pensieri di alcuni, il mondo scout e cattolico di allora, in riferimento
a un grande vescovo della vostra terra, che era già mancato, era Dottorino Bello, che ha significato per tanti di noi. Allora io disse a me stesso: non è possibile che noi continuiamo a stare in un cornice, in un paese, in una regione d'Europa in cui si può assistere a certe scene. Ecco perché in questo agosto ho scelto di essere a Erbil e a Baghdad, ed ecco perché prima di arrivare sui temi delle riforme non mi sfugge l'importante e rilevante storia della provincia di Bari e i suoi rapporti con il governo, ma trovo che la discussione sul tema delle riforme debba essere inserita in una cornice internazionale, e la cornice internazionale della quale parto è una cornice internazionale di profondi sconvolgimenti, dove o l'Europa torna a fare l'Europa, o l'Europa torna ad avere un'idea forte che non sia soltanto lo spread e gli indicatori economici, o noi non abbiamo più futuro. E siccome io sono geloso del mio futuro più di quanto sia orgoglioso del mio passato, parlo da italiano, perché gli italiani devono essere gelosi del futuro più di quanto siano già orgogliosi del loro straordinario passato, io rivendico alla politica il compito di costruire il futuro. Vengo alla Fiera del Levante a dire che se noi faremo quello che dobbiamo fare, l'Europa non sarà soltanto spread e indicatori economici, ma sarà costruzione di un ideale e di civiltà politica. Ecco perché, lo dico ai professionisti della Tartina, la battaglia che è stata fatta contro l'idea che l'Italia potesse esprimere l'alto rappresentante della politica estera, perché a noi la politica estera non interessa, interessa soltanto la politica economica, come se la politica estera non avesse ripercussioni economiche, ma soprattutto come se la politica estera non fosse la traslazione e traduzione di quei valori di civiltà, di bellezza, di idealità, di dignità che l'Italia rappresenta per tanta parte del mondo. Perché quando sono arrivato in Kurdistan e Erbil, quando gli ho detto che lo sapevo, insomma, quando gli ho parlato dell'Italia, la prima cosa sulla quale hanno reagito è che l'Italia per loro è un faro di libertà, è un faro di civiltà, è un faro di bellezza. Noi talvolta anestetizzati da decenni di talk show dove ci si scontra tra parti politiche, dimentichiamo quello che siamo. Prima di tutto siamo l'Italia, portatrice sana di bellezza e costruttrice di capacità di civiltà e di ideali. Se noi partiamo di qui, l'Europa non ha futuro e l'Italia non ha guerra. E allora tutta questa lunga cornice mi serve per dire che se vogliamo cambiare l'Europa e far sì che l'Europa non si occupi soltanto di come si può pescare nel Mar Adriatico, ma di come si va a dire che 100.000 persone arrivano dalla Libia, perché in Libia è accaduto quello che è accaduto anche in assenza di una regia internazionale, e quando c'è un bambino che sta morendo in mare è la civiltà che porta ad andare a raccogliere quella nave, a salvarlo. Non è un'impuntatura dell'Italia, Mare Nostrum, è l'idea che l'Europa ha un cuore e un'anima e non è soltanto impegnata a discutere di codicilli, cavilli e regolamenti, ma si preoccupa della vita delle persone. Non lascia morire una giovane mamma, ma la fa partorire, come è accaduto 3 giorni fa sul mare della Marina Militare. Bene, se questo è il quadro dal quale noi partiamo, noi abbiamo bisogno di far sì che l'Italia guardi negli occhi tutti, ma si guardi anche in faccia, si guardi allo specchio. Sono 20 anni che ci promettiamo di cambiare il paese e non lo facciamo. Sono 20 anni che ci promettiamo di fare finalmente le cose, non che ci chiede l'Europa, ma che ci chiede la nostra gente, che ci chiedono le persone, e noi continuiamo a rimandarla in nome di questa malattia, la riformite, che non si capisce bene che cosa sia. Dobbiamo fare le riforme, molto semplicemente, dobbiamo rendere questo paese un pochino più semplice e un pochino meno caro, meno costoso, dobbiamo rendere questo paese in grado finalmente di tornare a fare quello che ha fatto nel corso dei secoli, capace di innovare, di sperimentare, di precedere. E invece noi siamo, guardatelo nelle famiglie, io lo vedo nella mia famiglia, abbiamo i nostri nonni che si sono spezzati la schiena per generazioni intere per costruire un'Italia diversa, che oggi hanno paura del futuro, ma non per sé, sanno che il loro futuro sia molto ristretto, hanno paura perché dicono: a me non preoccupa niente, preoccupa per la tua generazione, per quelli dopo. È passato un messaggio per cui il futuro è diventato una minaccia, e il futuro è diventato una minaccia perché la classe dirigente italiana
non è riuscita nel corso degli ultimi anni a cambiare definitivamente il corso delle cose. È questo il senso delle riforme. Il senso delle riforme, il senso di dire che finalmente si supera il bicameralismo perfetto e che lo si fa secondo un modello che è tale e quale in tutti i paesi, a partire dalla Germania e la Francia, cioè con una elezione di secondo livello dei rappresentanti delle autonomie territoriali, con un'indicazione. Non è la forzatura rispetto alla democrazia, è la riduzione del ceto politico e la semplificazione dell'iter normativo. E se qualcuno mi viene a dire che è fondamentale avere 1000 parlamentari eletti a tutto i costi perché altrimenti non c'è democrazia, vorrei significarvi che la democrazia degli Stati Uniti d'America riesce ad andare avanti con la metà di questo numero di parlamentari e riesce ad andare avanti con una classe politica che è in grado anche di fare degli errori, ma che è sottoposta al controllo dell'opinione pubblica. Non diventa ceto che perpetua se stesso. Lo dico per primo io, per cui è iniziato, ragione Antonio, appunto la rovescia. Ma le riforme costituzionali che stiamo proponendo, le riforme istituzionali, non sono alla ricerca di chissà quale legge elettorale particolare, ma di una legge elettorale molto semplice, in cui si sappia chi ha vinto e chi ha perso. Vi sembra un grande e devastante messaggio di filosofia politica dire semplicemente che al termine delle elezioni sarebbe interessante sapere se hai vinto o hai perso? Invece in Italia, al termine delle elezioni, lo dico io che sono Presidente del Consiglio, non avendo partecipato alle elezioni che hanno segnato questo Parlamento. Quindi sono l'emblema di questo ragionamento. Ma mi sembra normale che il giorno dopo l'elezione, la sera stessa, si apra il dibattito filosofico perché hanno sempre vinto tutti e non ha mai perso nessuno? Un meccanismo semplice per cui De Caro diventa sindaco di Bari. Bene, per i prossimi 5 anni De Caro è il responsabile dei problemi di Bari. Se le cose a Bari non funzionano, poi lui verrà a cercare me o altri e cercherà di venirmi dietro con il forcone se non facciamo le cose bene, e ha senz'altro ragione su tante delle cose che ha detto, a partire da quello di una legge che anch'io contestavo da sindaco, la legge del 41 sulle strutture dell'ordinamento giudiziario, che adesso ho il dovere morale di cambiare per coerenza con quanto dicevo allora, oltre che per le cose che ha detto Antonio. Ma nel momento in cui Antonio è responsabile, bene, è Antonio il responsabile. Se le cose si fanno è merito suo, se le cose non si fanno è colpa sua. Questo è il meccanismo delle riforme. Fare le cose semplici. Ci salveranno le riforme? No. Fatemi spendere una parola sulla situazione economica. Una. Io non credo che questo paese verrà fuori dalla crisi nella quale si trova facendo le riforme istituzionali o costituzionali o elettorali, e nemmeno facendo la riforma del lavoro e nemmeno facendo la riforma della pubblica amministrazione. Non basterà tutto questo, ma sono assolutamente certo che se non inizierà a fare queste cose non avrà più neanche la credibilità per guardarsi allo specchio. Perché quello che porterà fuori l'Italia dalla crisi è il pacchetto di riforme costituzionali e istituzionali, è il pacchetto di riforme sulla giustizia, sulla pubblica amministrazione, sull'organizzazione della macchina pubblica, ma è anche e soprattutto la capacità di riportare i cittadini a fare quello che hanno sempre fatto. Ecco perché indernica i professionisti del convegno e coloro i quali tutti i giorni lavorano, si spaccano la schiena, aprono gli stabilimenti come quello che stiamo andando a inaugurare, che tutti i giorni cercano di fare del proprio meglio per riuscire finalmente a rimettere in moto l'Italia. Io non posso stare da questa parte qui, ma ci sto avendo consapevolezza che il mio compito oggi non è semplicemente quello di fare l'allenatore e di... perché il Presidente del Consiglio italiano oggi è un allenatore, è l'allenatore di una squadra dove ci sono giocatori straordinariamente forti, però non si parla in campo, si passano veramente la palla, il clima negli spogliatoi è abbastanza delicato e tutti i lunedì, al processo del lunedì, c'è una serie di commentatori che dice che questa squadra è retrocede, però c'è una novità rispetto al passato, anzi ce ne sono due. Una è che questo allenatore ha la testa dura e va avanti senza volare di un centimetro, ma la seconda è che per la prima volta sugli spalti c'è gente che fa il tifo perché la squadra vinca, perché il risultato elettorale che ci ha caratterizzato nel 2014 segna definitivamente il cambio di governo. E allora fatemi dire due parole sulla crisi economica e
su come noi pensiamo di affrontarla. Ci sono tre problemi. La prima è la questione europea. Noi dobbiamo smettere di vedere l'Europa come il nostro nemico, o come il nostro giudice, o come il nostro professore. Non è così. Noi siamo vittime di un meccanismo della mente, innanzitutto nostro, autoimposto, autocostretto, per il quale ci diciamo che il problema è l'Europa, per il quale ci raccontiamo quotidianamente che chissà cosa diranno a Bruxelles. Siamo l'unico paese dell'Unione Europea che negli ultimi 21 anni ha avuto per 20 anni un surplus primario, un avanzo primario. Cioè siamo gli unici, a parte l'anno 2009, che stanno dimostrando come le entrate sono maggiori delle uscite. Certo, abbiamo ancora un debito pubblico molto alto, che stiamo peraltro affrontando con grande determinazione e coerenza, ma abbiamo oggettivamente i numeri del rigore che ci hanno caratterizzato fino a qui, e seguirà la prima discussione filosofica su quanto sia stato giusto farlo o no, che ci hanno portato ad essere un paese che oggi rispetta il 3%, tra i pochissimi paesi europei, infatti. Eppure tutte le volte che si parla di Europa ci cospargiamo il capo di cenere e ci rannicchiamo in un angolino convinti di essere salvati dall'Europa. Sveliamo un segreto innanzitutto a noi stessi. Noi diamo ogni anno all'Europa molti più soldi di quelli che l'Europa ci dà. Molti più soldi di quelli che l'Europa ci dà. I fondi salva stati e salva banche vedono l'Italia nella parte di quella che mette i soldi, non dalla parte di quelli che li prende. E poi abbiamo un problema tutto nostro, che la regione Puglia può testimoniare essendo una buona pratica, e cioè che la capacità di spesa dei fondi europei non è dappertutto uguale. Noi da 20 anni continuiamo ad avere un meccanismo per il quale la pubblica amministrazione è un labirinto. Un labirinto. Poi trovi il capo di gabinetto bravo che ti porta fuori, poi trovi il funzionario bravo che ti aiuta, ma nei labirinti va piano anche Usain Bolt. Nei labirinti non si corre. Noi abbiamo un unico compito sulla legge delega sulla pubblica amministrazione: rendere semplice chi fa chi e definire non che il cittadino ha sempre ragione, ma che quando si dice no al cittadino lo si dice veloce, motivato e con un unico soggetto che dice. Io non vi sto dicendo che mi daremo ragione, io vi sto dicendo che magari mi daremo torto di più di me, ma non daremo profondamente iniquo, perché se tu a 25 anni sei dipendente pubblico
pubblica o privata e rimani e aspetti un figlio, tu hai tutti i diritti. Se tu sei una partita IVA o sei una disoccupata, non hai nessun diritto. E non è giusto che ci sia una mamma di serie A e una mamma di serie B. E non è giusto che ci sia oggi in Italia qualcuno che può avere la cassa integrazione. Tu sei disoccupato, perdi il posto di lavoro, hai la cassa integrazione, e qualcuno che non ce l'ha per la cassa integrazione perché l'azienda è pubblica. Il mondo del lavoro non è oggi il luogo nel quale è più forte il rispetto delle regole, è il luogo nel quale è più forte la disuguaglianza. Però per chiudere, c'è bisogno di un grande investimento sulla scuola, ha già detto. Lui domani, lunedì, va a inaugurare la scuola, l'anno scolastico, a casa di, nel luogo di sua figlia, della piccolina. Io andrò in un'altra scuola, non vado nella, tutti i ministri andranno nella scuola dove sono cresciuti, questo ha una sorta di pubblicità progresso. Se questa scuola fa questo ministro, potete fare tutto, questa è una battuta, poi domani ci fosse Renzi, no, era uno scherzo. Però il punto centrale è che, vabbè, io andrò a Palermo perché è il 15 settembre e il 15 settembre per me a Palermo significa Padre Pino Puglisi e significa dunque l'uomo di Palermo dedicare lo sforzo educativo a un gigante del nostro tempo. Andremo nella scuola a presentare un progetto di riforma che non va sulla destra dei cittadini, che per mano sarà discusso. Io esigo da me stesso la serietà di quello che ho sempre detto, la coerenza di quello che ho sempre detto. Ho sempre detto che la riforma sulla scuola non si fa sulla testa degli insegnanti, non si fa ignorando la dignità degli insegnanti, non si fa sulla testa dei genitori. Allora per un anno andremo casa per casa, scuola per scuola per scuola, ed è soltanto da qui che riusciremo finalmente a restituire un minimo di speranza. Ci hanno mai parlato con il solito nessuno, ma non è capo della grande parte. Grazie.
partono le università nel sud a costruire il centro di aggregazione. Noi continuiamo a parlare di immigrazione soltanto in termini negativi e parliamo di fuga all'estero dei nostri cervelli quando un ragazzo se ne va. Ma l'Italia diventerà grande, tornerà a essere grande quando le nostre università saranno capaci di essere attrattive. Non inseguiamo che se ne vuole andare. Te ne vuoi andare, sei convinto di andartene, vuoi andare a fare un'esperienza nel mondo, va. Ma io ti dimostro che questo paese può tornare a essere attrattivo per i cervelli, che questo paese può tornare a essere un paese in cui forse all'interno dell'università si dedica più attenzione e più spazio agli studenti, ai loro sogni, qualcuno in meno a qualche barone e baronia che ha segnato purtroppo in tanta parte del nostro paese un complesso equilibrio negativo su cui le performance internazionali. Allora c'è tanto, tanto, tanto da fare. Certo, si poteva fare 30 anni fa quando io ero al Campo di San Giorgio. Si poteva fare 20 anni fa quando Schillaci e De Caro chissà cosa faceva l'Università De Caro. Si poteva fare 10 anni fa, c'è un proverbio africano che dice il miglior modo per piantare un albero, il miglior momento per piantare un albero era 20 anni fa. Altrimenti il miglior momento è adesso. Lo spirito, lo stile e l'idea che caratterizza il nostro governo non è quello di lamentarsi perché 20 anni fa non si è fatto, ma convinti di essere nel paese più bello del mondo, con la qualità delle donne e degli uomini che lavorano più attrattiva del mondo, noi siamo convinti che se 20 anni fa non hanno piantato l'albero, beh, toccherà a noi farlo e lo faremo con grande determinazione, partendo dal presupposto che ciascuno di noi è convinto di questo, che non si molla, che si va avanti e che con questo spirito dichiaro aperta la 78ª edizione della